In qualche modo tu fai una fotografia a quello che è il nostro tessuto sociale, poi la traduci in musica e compi in qualche modo un'analisi, direi quasi spietata appunto, di questi contenuti. Ma questa è una tua caratteristica già da sempre, effettivamente. Tu come diciamo che si sposa con questo tema, effettivamente tutto quello che è successo a Sanremo, neanche a farla apposta, quest'anno la scena romana ha dilagato, al contrario di pur 2004 in cui, come ho detto prima, appunto eri l'unico rappresentante. Sì. Ma secondo me guarda che Roma ha un po' un andamento ciclico, per cui siamo di nuovo in una fase di crescita con dei nomi che vabbè c'erano da sempre, che si riaffacciano prepotentemente sulla scena musicale. Sì, Sanremo è un esempio con Cristicchi, ma anche Moro che hanno vinto, Pier Cortese e poi ancora che al momento non ricordo, ma un po' in tutti i campi, in tutti gli stili. Quello che soffriamo noi a Roma, pur essendo la metropoli più grande d'Italia, è che tutte le etichette ormai ci hanno abbandonato e stanno solo a Milano, come anche i network radiofonici e tanta promozione, per cui siamo un po' pendolari. E mi scoccia insomma il fatto che pur vivendo in questa grande metropoli non riusciamo a compattarci gli uni con gli altri e a fare un po' gioco forza tra di noi, insomma, quindi siamo sempre costretti, sembra quasi che veniamo da un paesino sperduto quando si tratta di promuovere poi la musica. Però questo vedo che non succede comunque con te, che tra l'altro No, no, ma hai girato tantissimo appunto in questi sì, 3 anni. gli artisti a Roma sono tanti, veramente ce ne sono alcuni molto molto bravi. Ah, c'era anche Silvestre a Sanremo. Sì, Però devo dire, anche. per esempio, ecco, il pezzo di Cristicchi mi è piaciuto molto e giustamente raccoglie magari anche quello che, come sta succedendo a me, che di lavoro seminato negli anni, insomma. Sì, diciamo questo qui è stato tra l'altro uscito anche già il libro appunto di Cristicchi che in qualche modo tra l'altro si vende insieme all'album. Però torniamo a parlare ancora del tuo album appunto Multiculti. Questo è un album, però ti lascio un secondo, dalla regia mi dicono che incombe la pubblicità, ti lascio per un secondo e ritorniamo immediatamente in diretta. Sì. Va bene. State ascoltando Radio Roma. E appunto stavamo ascoltando appunto Ehi, ma poi la facciamo riascoltare comunque. Siamo riusciti a ripristinare il collegamento, mi dicono la regia. Bene, ancora Piotta al telefono. Ciao, eccoci nuovamente, è caduta la linea. Purtroppo questi sono i mezzi, oggi purtroppo siamo un po' come dire, in una situazione Sì, d'emergenza. però vabbè, l'importante è che la facciamo, Sì, riusciamo che ci tengo sicuramente. anche se ho questo fastidiosissimo delay per cui parlo e poi risento la voce mia dopo tipo mezz'ora, però. Perfetto, non, ci proviamo lo stesso, insomma, ecco. Diciamo che abbiamo ascoltato come prima canzone, prima, appunto, Troppo Avanti. Voglio parlare un attimo di questa canzone, che tra l'altro, No, cioè, questa è una canzone... questa canzone è. Sì, no, Dimmi, dimmi. dicevo, praticamente, dato che questo disco è il frutto di tantissimi viaggi, ma di tanti, un mix appunto anche di ospiti, contenuti, linguaggi, stili, religioni, culture, un po', ti ripeto, come ho detto poc'anzi, appunto è il frutto di una grossa maturazione professionale e artistica. E in questo, tra l'altro, cioè, tu ti sei avvalso della collaborazione, appunto, per quanto per realizzare tutto l'album, di grossi personaggi, artisti, appunto, tedeschi, francesi, senegalesi, americani, e tra i tanti invece c'è stato anche un rapper, appunto un rapper che nostrano, appunto italiano, che è Caparezza, e infatti appunto con lui hai realizzato questa canzone, appunto questo brano che abbiamo appena ascoltato, Troppo Avanti. Ne vogliamo parlare, Tommaso? Assolutamente sì, per gli ospiti italiani, tra cui appunto Bassi, Turi e Mariangela che ha recentemente fatto anche Sanremo, c'è Michele Caparezza e sono contento di aver collaborato con lui, ci eravamo conosciuti in occasione del concerto del 1º maggio a San Giovanni a Roma e avevo già insomma stima artistica di lui e dal momento della conoscenza anche umana, perché insomma è una grande persona con cui mi sono trovato subito in sintonia e quando ho pensato agli ospiti di questo disco, tra quelli italiani mi è subito venuto in mente, Michele sono contento insomma che ha accettato insomma ben volentieri e per cui è nato questo Troppo Avanti che insomma è un brano come anche si capisce dal video molto autoironico perché il video per insomma, tutti quelli che l'hanno visto ci sta un provetto ballerino con passi di breakdance che sembro io, poi in realtà logicamente c'è un piccolo trucco. Quindi è un po' un essere troppo avanti in questa specie di gioco che è la vita, che fa un messaggio a non prendersi troppo sul serio.
però criticando anche tra le righe, sempre come nel mio stile, quindi un po' a doppia lettura, molte cose che poi della società non mi piacciono, per cui dico che appunto che me la vivo in pace un po' come fece Mahatma Gandhi, però non mi piace la gente che tace, insomma, perché a volte questo mondo è un po' come la paglia, per cui può prendere facilmente fuoco la protesta, se molte cose come in questo momento, insomma, non girano come credo che sia giusto per tante persone. Quanto può aiutare la musica, il fatto, diciamo, in questo mondo che in questo momento è come la paglia, appunto dicevi, che prende facilmente fuoco, vediamo, dilagano guerre da tutte le parti, tra l'altro guerre in tanti casi completamente ingiustificate, e poi i risultati ne hanno dato la prova. Certo, sì, poi insomma, per interessi meramente commerciali, a discapito della qualità della vita e di tante persone e della giustizia, insomma, presa con la G maiuscola. No, lo so, cioè una canzone sicuramente potrà fare ben poco, però insomma nel dubbio sicuramente qualcuno pure, no, Sanremo aveva criticato Moro perché dice, sai, una canzone sulla mafia, ma tanto la musica che può fare, ma secondo me qualcosina può farla, e comunque nel dubbio è sempre meglio far vedere che almeno il singolo individuo ha preso coscienza. Se poi il singolo individuo, nel caso specifico, fa il cantante e magari la sua presa di coscienza può andare a colpire altre anime, ben venga, anche fosse un'anima sola. Ma sai che c'è, io prendo, adesso tu hai preso appunto la canzone di Moro, di Fabrizio Moro, che ha vinto appunto, ricordiamo, la sezione giovani del festival. Diciamo, una canzone del genere, ascoltarla ti fa in qualche modo riprendere fiducia appunto in quello che, quando la fiducia ormai uno sembra averla persa. Però in questo lavoro io mi sono spesso confrontato con realtà molto particolari, in cui gente cerca giustizia, ma dopo tanti anni non riesce a trovarla. Sembra che questo sia il mondo fatto più che per chi delinque che per chi che per le persone oneste. Pensiamo, un esempio per tutti, pensiamo alla strage di Piazza Fontana, che dopo tanti anni ha visto addirittura i familiari delle vittime doversi pagare le spese legali. No, ma a volte le situazioni sono vergognose, devo dire che uno purtroppo, cioè, vieni quasi invogliato, se non sei forte, a compiere anche te degli atti, vabbè, non parlo di atti criminali come questo, ma anche cose più banali tipo l'evasione delle tasse, perché tanto alla fine chi se ne frega, perché il condono prima o poi lo faranno, quindi è doppiamente dura da sopportare, però confido sempre nel senso di responsabilità, insomma, delle persone, perché poi il microcosmo di responsabilità che è la famiglia si moltiplica fino ad arrivare a una nazione e poi al mondo intero, quindi se ognuno in ogni grado di apparizione, cioè quella di padre fino a quella di governatore, insomma, di un paese, si impegnasse con senso di responsabilità, credo che forse qualcosa di meglio si riuscirebbe a avere. Tu hai parlato proprio appunto dell'evasione delle tasse, questo mi fa pensare a quello che ultimamente è stato un provvedimento di questo proprio governo di centrosinistra, che in qualche modo ha stipulato in qualche modo un accordo col governo di centrodestra, con la diciamo, l'opposizione di centrodestra, e appunto sto parlando appunto dell'indulto, dove in qualche modo sono stati abbonati, tra virgolette, appunto, i reati finanziari, corruzione e concussione. E, dato che approfitto della tua presenza, perché oltre a essere un bravissimo musicista, rapper, sei soprattutto anche un grande osservatore appunto del tessuto sociale, tu che messaggio sei pronto, mi senti? Pronto, mi senti? Tommaso, mi senti? Tommaso? Sembra che sia nuovamente venuto meno il collegamento. Bello. Ci sei? Mi senti? Pronto? Forse non so se ci siamo. Proviamo nuovamente a ripristinare il collegamento appunto con Piotta, perché tra l'altro avevo fatto una domanda molto particolare, forse non doveva rispondere a questa domanda. Ricordiamo appunto che abbiamo parlato appunto di quello che è il messaggio appunto che viene dato ai giovani, appunto, gente spesso sente quasi il bisogno di compiere degli atti tipo come l'evasione delle tasse, roba del genere, però poi naturalmente ecco, nuovamente siamo in linea, nuovamente ecco ci siamo, ecco, avevo preso